Avendo detto chiaramente che questo tram intendiamo smantellarlo, abbiamo anche individuato quella che per noi è la soluzione che intendiamo attuare lungo la linea di costa con circa 15 km di percorso che parte da Ganzirri, proprio a confini con la riserva naturale, e arriva nell'ex area Sanderson di Pistulina, dove noi abbiamo ipotizzato la realizzazione della cittadella della scienza, avendo ottenuto da parte della regione le risorse per bonificarlo e quindi per anche essere assegnato. E cosa ci sarà di diverso oltre ovviamente? Ma intanto la tipologia di tram, che è quello sospeso, l'abbiamo spiegato, questa è anche l'azienda che lo ha brevettato, lo sta realizzando anche in altri luoghi, che è stata attirata semplicemente dalle polemiche che sono sorte sulla nostra proposta, e siamo stati semplicemente contattati per avere da questo punto di vista la testimonianza che quello che noi abbiamo proposto già esiste e lo si sta realizzando in tanti luoghi. Oggi abbiamo anche presentato Skyway. Ecco qui, potete anche ovviamente chiedere. Sì, sì, io rappresento in qualità di manager. Il tram sospeso è già stato fatto. È sì, è stato già testato, ci sono certificazioni anche ISO 9001-2015, quindi tutta una serie di certificazioni. Messina è adatta? Sì, perché come dicevo prima si adegua ai luoghi, essendo un trasporto di secondo livello aereo, ma non solo in piano, può andare anche fino a 30 gradi in salita, quindi può superare tutta una serie di ostacoli. Da dove si salirebbe? Perché molti si chiedevano questo quando hanno sentito per la prima volta la proposta. Poi si possono, come stazioni per fermate, cioè sì, possono essere disposte anche come sono le fermate normali che si stanno applicando adesso sul territorio in base alle esigenze. Quindi su quello non ci Quindi sarebbe integralmente sospeso da Pistulina fino a Ganzirri. Da dove si salirebbe? Ci sono dei collegamenti verticali che rispecchiano tutti i requisiti di norma e quindi saranno praticamente collegati attraverso degli ascensori per i portatori di disabilità e con delle scale normali, come delle normali torri verticali. Diciamo che poi le soluzioni possono essere variabili a seconda della situazione. Per esempio, per quanto riguarda i terminal, si potrebbero ipotizzare, cosa già fatta in altre esperienze, delle torri multiservizi all'interno dei quali allocare tutta una serie di attività, quali bar o quant'altro, oltre al collegamento verticale standard che consentirebbe una accessibilità rapida tra il piano zero, quindi dal piano calpestio e la quota. Ma smantellare questo e rifare questo in sospensione, che cosa avrebbe? Circa 130 milioni di euro sono state già stimate e sono anche, lo sottolineiamo, azioni modulabili. Noi vogliamo arrivare al percorso finale che è 15 km, ma che significa il doppio di quello attuale. Quindi intanto puntiamo a realizzare la zona sud il primo modello. Da... No, noi facendo già queste ipotesi arriviamo ben oltre, perché arrivare all'area ex Sanderson significa aver coperto l'intero territorio.